Benvenuto. In questo video voglio mostrarti, tratto da Speed Mechanics for Lead Guitars, i meccanismi della velocità nella chitarra solista, un libro di Troy Stetina che ho da circa 30 anni, se non di più. Il libro parla di tecnica con il plettro, una serie di esercizi, bending, le scale, questi tipi di esercizi sulle scale. È molto breve come libro, è molto difficile quello che suona. C'è il volo del Calabrone, c'è un capriccio di Paganini e il finisce con preludio in re maggiore, quello per chitarra classica, però lui lo suona col plettro utilizzando il medio. Se riesco a metterti in sovraimpressione, o magari non vorrei avere problemi con Troy Stetina a metterti la sua tab, però lui dice che ascoltare la musica classica e barocca è un ottimo sistema per sviluppare la sensibilità per le tensioni melodiche. La risoluzione sta alla base di tutti i movimenti della musica. Il barocco, che va dal 600 al 1750, con compositori Bach, Vivaldi, eccetera, e vabbè, che è un periodo molto importante. Ora parliamo di un chitarrista heavy metal. Cioè, pensano un po'. Il brano fa, per chitarra classica, c'ha la sesta corda in re, no? Per chitarra elettrica. Qua fa medio, medio e plettro della mano destra. Questa è la prima pace, è l'ultimo brano. E plettro. Io non lo provo mai. Va. Sto distante per la lettura. Giuro, non l'ho mai, cioè non l'ho lo suonavo 30 anni fa, perciò lo riesco a suonare. Linguaggio, non so se comunque. Io preferisco quella per chitarra classica, ovviamente, però. Sono pure molte legature ascendenti, discendenti. Vedi, semplicemente con il dito medio
Lui fa un brano intero di Bach, un brano di una certa levatura. Per la gioia di chi suona il plettro, allora. Sto troppo distante dalla partitura. Lui fa il La, no? Il Re qua, lo fa con il medio, medio e plettro. Si dovrebbe fare il Re ovviamente. Qua converrebbe la sesta corda in Re. Io consiglio, è un ottimo brano di studio, consiglio con la sesta corda in Re di farlo. Ah no, 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 sesta, non si trova più il suo arrangiamento. Vabbè, è qualcosa di tutto in pennata alternata. Pennata alternata esterna. Interna, vedi, se faccio mi, si, mi, si, mi, interna. Se faccio si, mi, è una pennata esterna. Questo andrebbe fatto così, non è che rende tanto, proprio dico la trascrizione originale, però la velocità. Tipo di interpretazione, cioè, io ti ringrazio per essere stato con me. Visita il sito gianpierobruno.it, puoi trovare un sacco di cose, di lezioni, di corsi. Ti invito a iscriverti e soprattutto al canale. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Giambiero. Ciao.